Ah, quindi i pellegrini entravano da lì? Porta del popolo. Eccola qua. Dopo un anno di viaggio, magari malati, arrivavano devastati, venivano dai posti più lontani d'Europa, finalmente gioiosi entravano nella città santa. Porta del popolo. Prima tappa, Santa Maria del Popolo. Poi attraversavano tutta la piazza e imboccavano via Leonina, l'attuale via di Ripetta, via della Scrofa, San Luigi dei Francesi. San Luigi dei Francesi, tornavano indietro, giravano a sinistra piazza Sant'Agostino e poi via dei Coronari, perché gli vendevano le corone. Dritto per dritto si ritrovavano quello spettacolo a piazza Ponte. Ponte Sant'Angelo, gli angeli del Bernini. Ma quelli erano angeli della sofferenza. Avevano ognuno uno strumento della sofferenza di Cristo. Il sudario, la croce, la corona di spine. Attraversando quel ponte espiavano tutti i loro peccati per arrivare così finalmente liberi all'abbraccio divino del colonnato di San Pietro. E poi dentro San Pietro per ricevere la remissione di tutti i peccati, l'indulgenza plenaria. I biografi del Seicento dicevano che questo era il set teatrale più grande del mondo. Oh! Ma che sta a fare la visita teatrale? Ma che sei matto? Se te sta a fare la visita su Caravaggio non mi hai detto niente. Allora, questa è un'altra cosa, non c'entra niente, devo dire che non c'entra niente. Sì, dove sta il gruppo? Allora, fammi una cosa, se vediamo fra poco. Vabbè, ci vediamo fra 5 minuti al solito posto. 5 minuti arrivo! 5 minuti arrivo! 5 minuti arrivo! Caravaggio. È lì. 5 minuti arrivo. È incredibile. Lui ha piazzato le sue pale nelle chiese di passaggio dei pellegrini. Santa Maria del Popolo, San Luigi dei Francesi, Sant'Agostino. E la cosa più impressionante è che sia fisicamente che temporalmente dove finisce Caravaggio comincia il barocco. Caravaggio però non è barocco, anzi sarà spazzato via per 4 secoli per colpa del barocco stesso. Ma Caravaggio sarà il movimento, il primo cineasta della storia. Quel movimento che paradossalmente sarà la base del barocco stesso. Seguitemi adesso. Fisicamente Caravaggio romano comincia all'inizio di Via dei Coronari. Alla fine di Via dei Coronari comincia il percorso del barocco con gli angeli di Bernini e San Pietro. Temporalmente, invece, scappa da Roma nel 1606, controllato da Scipione Borghese, mentre lo stesso cardinale sta portando un bambino di 8 anni alla corte dello zio Papa Paolo V. Quel bambino si chiamava Gian Lorenzo Bernini. Incredibile! E poi? 5 minuti arrivo! Via Ripetta. La realizza Papa Leone X Medici nel 1510. E con quali soldi? Beh, come per tutti gli altri assi giubilari cittadini, Via Giulia, Via della Lungara, viene realizzata con tasse straordinarie. Sì, e chi erano questi poveri contribuenti tartassati? Le prostitute. Tutta questa strada è stata realizzata con le tasse sulle prostitute. Roma, nel 400, aveva 20.000 abitanti, di cui 6.700 prostitute registrate. Ancora nel 500, aveva 50.000 abitanti, con 7.000 prostitute. E la Roma che incontra il giovane Caravaggio quando arriva qui, nel 1592? Che Roma era?